Salvatore Di Salvo, da oltre un anno ormai è rappresentante dell'Ordine dei giornalisti, si occupa di bilanci, di economia e quindi ha un ruolo importante all'interno dell'Ordine siciliano dei giornalisti. Ecco, cosa sta cambiando per quanto riguarda i bilanci, le attività? Tanto si discute, ma in realtà cosa potrà cambiare per i giornalisti nei prossimi 4 anni? Cambia molto, il Presidente e il Consiglio è impegnato in questo primo anno a rivedere un po' quella che è la situazione dei giornalisti. In particolare il 31-12 si chiude la verifica, sono arrivate a casa dei colleghi la verifica del 13° al 15° anno di età di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, ma anche una serie di recupero crediti che riguarda appunto i colleghi che sono morosi. In questi giorni stiamo spedendo circa 1 migliaio di lettere a colleghi che naturalmente hanno una pendenza nei confronti dell'ordine, ma anche dal punto di vista deontologico, perché il 31 dicembre si chiude il terzo triennio per la formazione continua dei giornalisti e ci sono circa il 46% di colleghi giornalisti siciliani che ancora non sono in regola con la formazione. Ricordo che dal 1 gennaio il Consiglio di Disciplina Territoriale si occuperà di questi colleghi per applicare quelle che sono le sanzioni previste dall'Ordine dei giornalisti, quella che è appunto la sospensione se non si è in regola con i crediti formativi, ma anche con il pagamento delle quote. Poi ci sono alcuni colleghi che addirittura non hanno attivato neanche la PEC, e quindi un invito a tutti i colleghi per mettersi in regola. Naturalmente il Consiglio studierà formule diverse per quei colleghi che non sono appunto in regola, sia dal punto di vista deontologico che dal punto di vista finanziario. Il Consiglio è poi impegnato nella primavera prossima a organizzare un convegno con grande diciamo impegno anche nazionale per portare appunto in Sicilia e realizzare una giornata, 1 o 2 giorni di studio sullo stato dell'informazione ma anche della parola. Questo appuntamento si svolgerà tra febbraio e l'inizio di marzo a Taormina, dove stiamo cercando di impegnare colleghi per fare il punto della situazione sull'informazione, innanzitutto regionale, ma anche sulla parola, perché in questi ultimi anni stiamo spendendo tante parole, alla fine invece c'è bisogno di concretezza e naturalmente quei giornalisti che hanno perso il lavoro, che hanno naturalmente con lo stato di crisi dell'editoria hanno interrotto quello che è il rapporto con gli editori, quindi un contratto che si è chiuso. Noi siamo sempre a fianco di quei colleghi che sono in crisi e stiamo cercando di valutare una serie di iniziative per rilanciare l'editoria in Sicilia, ma per tutelare quella che è appunto la nostra categoria. Ecco, per quanto riguarda una battuta, le quote annuali saranno sempre uguali, però per il futuro si parla di una riduzione che potrebbe essere un piccolo incentivo, diciamo. Allora, circa 6 anni fa il Consiglio precedente ha ridotto da 120 a 100 euro le quote per quanto riguarda gli iscritti, naturalmente per i pensionati era 60 euro, adesso è 50 euro e 100 euro. Stiamo valutando anche questa ipotesi, però è il Consiglio che deciderà anche per capire qual è la situazione. Comunque, noi saremo e valuteremo anche tutte le posizioni in quanto i colleghi sono stati licenziati e le collaborazioni non esistono più con la carta stampata tradizionale. Il web stenta a decollare per quanto riguarda le collaborazioni e invito anche il direttore, l'editore di testate web di accarezzare e di sostenere quei colleghi giornalisti cercando di non sfruttare, perché non è possibile che un articolo si paga a 4 centesimi a rigo e che oppure addirittura a 2 centesimi a rigo e quindi non c'è la possibilità di poter come dire sfruttare dei colleghi, e invitiamo appunto gli editori ma anche il direttore ad essere appunto vicini ai collaboratori e a sostenerli.